Gemmine, come vedete la luce? Perché ho preso delle luci, finalmente ho comprato due softbox su Amazon, solamente che una lampadina è arrivata che non funziona, quindi dovrò andare a cambiarla, e, cioè non credo di andare a cambiarla, ne comprerò un'altra, e sbagliata. E quindi per adesso ne ho accesa solamente una e me la sono messa proprio qui di fronte, in realtà andrebbero una di qua e una di qua, però me la sono messa di fronte e mi sembra che più o meno almeno la luce è meglio del solito, perché di qua arriva la luce della finestra, quindi ho pensato di mettermela qui di fronte, non lo so, ditemi un po' come si vede, sicuramente quando metterò l'altra si vedrà ancora meglio, insomma per i makeup tutorial erano fondamentali perché mi dicevate sempre che non si vedeva bene, quindi ho fatto questo piccolo investimento per voi, insomma. Comunque, bando alle ciance, come avrete letto sicuramente dal titolo, questo qui è un video haul e sono tornata con i miei video haul. In questi mesi ho lavorato troppo e non avevo mai tempo, quindi adesso finalmente posso fare shopping. Poi sto facendo un po' di acquistini per quest'estate, per i viaggi, e andrò in posti un po' caldi, quindi mi servivano delle cosine estive e poi c'erano troppe cose nuove, troppe cose belle nei negozi, e quindi ho fatto un pochino di shopping e in due o tre volte ho comprato queste cose, non le ho comprate tutte insieme, ma comunque non sono tantissime cose. E iniziamo subito, allora, dalle cosine più, cioè dai negozi dove ho preso meno cose. Allora, da Brandy a Cola di Rienzo ho comprato questo toppino, solamente questo. C'era anche un pantaloncino che mi piaceva moltissimo da abbinarci, e mi sono pentita di non averlo preso perché mi piaceva molto, quindi sono sicura che andrò a prendermelo. E questo qui è il toppino in questione, questo è perfetto con quei pantaloncini che avevo visto perché quelli erano a vita un po' alta, e questo toppino è un crop top, quindi ci stava veramente benissimo. Comunque fatto così è tipo di cotone elasticizzato, lo vedete così piccolo perché poi quando lo indossate si allarga, insomma, viene così, con questo collo così all'americana, credo che si chiami. Comunque è molto molto carino, molto fresco e mi piace tantissimo. E questo costava 23 euro, quindi non pochissimo in realtà, però mi piaceva tanto, quindi non lo so, che ne dite? Quindi questo qui è il primo acquistino. Poi da Subdued, sempre a Cola di Rienzo, quindi quello che sta sopra a Brandy, ho acquistato questi sandaletti che mi sono piaciuti tantissimo. Ok, io ho 1000 sandali, però non posso fare a meno di comprarne sempre altri quando arriva questa stagione, perché sono veramente troppo carini e poi io l'estate vivo di sandaletti, quindi li ho presi. E sono fatti così, con questo merlettino. Poi quando c'è il piede dentro è ancora più bello l'effetto, perché il merletto si apre e si vede tipo così, veramente bellissimo. E poi ce l'ha anche qui. Comunque sono fatte abbastanza bene, mi pare che costavano 35 euro perché non c'è scritto, e non c'era scritto, però l'avevo chiesto alla cassa prima di prenderli. E quindi sono questi qui, molto carini, ho preso il numero 36. E tra l'altro, se andate da Subdued, piccolo consiglio, non so se sono solo io che non lo sapevo, ma alla cassa ci sono tutti questi adesivi che voi potete prendere gratis, e quindi ho preso questi adesivi stupendi, Je suis unique, I'm the boss e Los Angeles. Non so, sono troppo carini, non so ancora dove li attaccherò, però li ho presi. Quindi questo qui è il secondo acquistino. Poi ho fatto un po' di pazzie da Hollister, che ultimamente mi sta piacendo non poco, perché secondo me la qualità è migliorata, non lo so, inizialmente le cose costavano molto ma non erano di grandissima qualità, avevo delle magliette che si erano scolorite, cioè la stampa si era scolorita abbastanza presto, quindi non mi piacevano molto, però forse quelle magliettine lì sono la cosa più scrausa che hanno. Invece ultimamente, sia questo inverno avevo comprato, se vi ricordate, un maglione e anche una magliettina che però era estiva, l'ho messa di recente in un video, credo l'ultimo video di Tiger o cose per la casa, quel toppino blu. E quindi già quest'inverno avevo fatto quegli acquisti. Poi adesso sono veramente impazzita perché hanno messo tantissimi vestiti, cose estive stupende,
costano un po', però secondo me vale la pena. La prima cosa che ho preso è questa tutina con pantaloncini, sembra gonna ma in realtà sono pantaloncini, e questa ce l'avevo nell'ultimo video lookbook in collaborazione con Brunella. Se non l'avete visto ve lo lascio giù nell'info box, vi lascio anche il link magari al trucco che ha fatto Brunella abbinato a questo outfit un po' bohemian, e questo è bellissimo. Di tutte le altre tutine che ho visto negli altri negozi, anche da Bershka ne avevo viste alcune simili, però la qualità di questa è nettamente nettamente superiore, è veramente bellissima, calza proprio alla perfezione, lo vedete nel video, e non lo so, mi piace molto. Le bretelline sono regolabili, invece tante volte negli altri negozi mi stanno troppo larghe, le devo cucire, insomma. E poi dietro ha l'elastico, quindi pensate che ho preso la taglia XS, no S, e di un'altra cosa ho preso la taglia XS, perché è appunto elastico, quindi, però vabbè, di questo ho preso la S e basta. Quindi questo qui è molto carino, l'ho già indossato, non mi ricordo il prezzo, l'avevo lasciato lì il cartellino ma adesso non vado ad alzarmi, però costava parecchio, non ricordo se 50 euro o 40 o 30, comunque costava sicuramente più di 30 euro, da 30 euro in su entro i 50 euro, se no non l'avrei preso, però costava parecchio. E per metterlo sotto a tutti questi vestitini che magari dietro sono scollati, infatti mi chiedete spesso che cosa metti sotto, ho preso questo reggiseno qui, sempre da Hollister, e questo è fantastico, guardate dietro com'è fatto, sicuramente ve lo farò vedere indossato insieme a un altro vestito che ho preso, l'ho preso apposta per metterlo insieme a questo reggiseno, anzi il reggiseno l'ho preso apposta per metterlo col vestito. E questo qui costava un po', costava 17 euro, però non avevo mai visto un reggiseno fatto così bene. Io ne ho altri, ne ho uno di Pull&Bear simile però arancione, così di pizzo. Poi ne ho uno di Bershka, una fascia con tutti i fiori sul blu. E poi ne ho uno bianco di Subdued, molto carino. Però questo qui è perfetto perché siccome è già imbottito non c'è bisogno di mettere il reggiseno sotto. Invece in quelle altre fasce io sento il bisogno di mettere il reggiseno sotto. E quindi alla fine le bretelle ci sono lo stesso e non serve a niente. Invece questo qui è imbottito, quindi non c'è bisogno di mettere il reggiseno. E perciò dietro praticamente la schiena rimane tutta nuda, solamente con queste bretelle che sono molto carine così intrecciate, quindi il fatto che si vedano è una cosa carina, insomma. E quindi ho preso questo da abbinare, come vi dicevo, a questo vestito. Per esempio questo qui sta benissimo anche con quel vestito che ho preso da Urban Outfitters alla Rinascente di Milano, che non sapevo come mettere e adesso lo metterò con quello. E questo qui è il vestito appunto sempre di Hollister, guardate quanto è carino, anche questo costava parecchio, mi pare sui 40 euro, anche di questo ho tolto il cartellino, però sì, mi pare che costava sui 40 euro. La gonna è fatta così e la cosa carina è che dietro è tutto scollato e ha questo filo che si intreccia, poi qui giù sulla schiena è tutto scollato, quindi il reggiseno che vi ho appena fatto vedere viene qui, la striscia di pizzo, e qui oltre a questi nastrini del vestito intrecciati ci sono anche i nastrini del reggiseno, quindi ci sta veramente bene, sembra proprio fatta apposta. Poi questo è grigio e il reggiseno è grigio, quindi è proprio perfetto, sembrano fatti apposta per stare insieme questi due. Ultima cosa che ho preso, ah, c'è lo scontrino così vi posso dire tutti i prezzi. Allora, una cosa costava 17 ed era il reggiseno, una cosa costava 29,99 ed era questo vestito perché era in offerta, poi una cosa costava 49 e una cosa 59, forse il vestito costava 59 perché ero un po' indecisa perché costava molto però era bello, oppure la tutina, non mi ricordo, comunque costavano parecchio. Questo qui appunto, come vi dicevo, era in offerta e è molto carino, guardate, è proprio fatto apposta per un picnic, mi sembra, così bianco e nero a quadretti. La gonna è normale, una gonna. Dietro anche questo ha l'elastico, e questo qui è quello di cui ho preso la XS perché mi piaceva che fosse bello stretto qui davanti, perché come vedete ha questo fiocchetto e poi
aspettate che, ecco, così lo vedete meglio, queste manichine così a metà, e poi qui sulla pancia c'è un buco veramente troppo carino. Questo qui lo indosserò sicuramente in quel famoso video picnic che devo ancora fare. Non riesco mai a convincere Cesar di farmi le riprese, no, poverino, lui me le fa sempre quando glielo chiedo, però lo so che è un po' scocciato, quindi non glieli chiedo tanto spesso. E comunque ho preso questo, va bene, basta. Quindi gli Hollister era questo. Sto facendo una montagna di buste pian piano. Ultimi due negozi, Pull&Bear. Da Pull&Bear mi sono data alla pazza gioia per quanto riguarda le magliette. Ho preso tantissime magliette, tantissime, un po' di magliette super super carine. Allora, la prima è questa. Questa qui la indossavo all'evento di Mulac. È bellissima, in realtà è molto semplice. Bianca, un po' corta con questo volant qui sotto, però ha dei dettagli che secondo me la rendono veramente particolare. C'è questo bordino qui intorno al collo e anche intorno alle maniche e anche qui sotto un po' bucherellata. È veramente carinissima, con una bella collana importante come quella che avevo di CN Direct e che vi era piaciuta tanto, ci sta veramente bene. Quindi questa qui è la prima maglietta. Anche qui non ricordo i prezzi, lo scontrino non c'è, però prezzi Pull&Bear sarà 25 euro, sarà stato 25-30 euro. Poi questa chicca che vi consiglio assolutamente di andare a prendere, c'erano anche altre fantasie se questa non vi piace, questa camicetta stupenda con i cactus che costava solo 13 euro. E come ho detto, c'erano tantissime altre fantasie, ma questa era quella che mi piaceva di più. È veramente carinissima, guardate che carina, e veste benissimo, tutta svolazzante, e per 13 euro neanche la bancarella trovate una cosina così carina. Guardate che carini tutti i cactus. E questa è un po' trasparente, sicuramente la indosserò con la fascia, quella arancione di Pull&Bear dell'anno scorso, perché mi sembra che l'arancione con il verde ci stia bene. Quindi ho preso questa. Poi un'altra magliettina, poi tutte sul bianco le ho prese. Questa qui è la scelta mia mamma, a me non aveva entusiasmato vedendola così, però devo dire che quando poi l'ho provata, indossata, è bellissima. È fatta così, anche questa scollo americana con queste strisce che vanno dietro così, e poi qui davanti ha questo ricamo e sotto ha una specie di bordo fatto di crochet. Questa dovete vederla indossata perché sennò non rende. Ve la farò sicuramente vedere, farò un altro lookbook presto, spero, magari un po' più estivo di quello che ho fatto, e dove vi farò vedere queste cose indossate. La cosa bella è che dietro, non so se riuscite a vedere, è praticamente tutta scollata e questi nastrini vanno a incrociarsi dietro nella schiena. Qui c'è il passante, praticamente le legate qui e viene un fiocchetto, è carinissima. Questa ancora il cartellino, costava 19,99. Penultima maglietta, questa qui, anche questa forse da indossare col costume o con una bella fascia sotto, perché dietro è completamente aperta, ha solamente quel laccetto, però è bellissima, guardate che carina. È un cotone molto leggero e poi sotto ha tutto questo merlettino. Questa è veramente fantastica, con un paio di pantaloncini colorati magari, molto carina. E questa costava 19,99 anche. Ultima magliettina è questa qui, che ho visto anche sul sito di Choice, mi pare. Allora, qui l'ho pagata 15,99, sul sito di Choice mi pare che costava di più, però era in dollari, mi pare che costava 18 dollari, però è uguale perché alla fine vi viene lo stesso, quindi niente, se la volete andate da Pull&Bear che fate prima. E è questa maglietta qui con i cactus, solo che è molto molto grande. Io ho preso la S, che era la più piccola che c'era, ed è molto ampia, però sul manichino stava con un paio di pantaloncini blu ed era tutta arrotolata qui davanti, avevano fatto tipo un nodo fatto così e stava molto carina, quindi ho provato anch'io a fare il nodo ed era carinissima. Quindi sicuramente la porterò arrotolata con
con un nodo sulla pancia e con un paio di pantaloncini a vita, magari caduta la busta di Hollister. Quindi queste qui erano tutte le cose di Pull&Bear. Poi da Stradivarius sono andata due volte, però l'altra volta mi si è rotta la busta, quindi ho messo tutto quanto in una. Ho preso delle cose bellissime. Allora, questo qui è il vestito che indossavo nel lookbook. Questo l'ho preso la prima volta che sono andata qualche settimana fa. Fatto così, blu con questo merlettino bianco. È abbastanza lungo, come vedete, come avete sicuramente visto dal video. La cosa carina è che dietro ha questa goccia. Molto molto carino. Questo qui è un po' più, non dico elegante, però un po' più serio, diciamo. Non è come cioè questi così corti. Essendo un pochino più lungo, magari posso metterlo, non lo so, in qualche occasione dove non devo andare troppo nuda, diciamo. Poi, sempre l'altra volta che sono andata, ho preso questa salopettina. Anche questa l'avete vista nel lookbook. Al vestito non vi ho detto quanto costava perché ho buttato il prezzo, però anche quello intorno ai 20-30 euro massimo. E questa salopette è bellissima, me ne sono innamorata perché è super morbida veramente. E vabbè, una salopettina normale con i pantaloncini che adesso sono pure tutti stropicciati. Dietro è fatta così e è molto carina, molto morbida, e questo colore mi piace tantissimo. E poi mi piace un sacco abbinarla con il rossetto rosso, avete visto nel video. E secondo me ci stava davvero molto bene. Anche questa, non ricordo il prezzo, intorno ai 20-30 euro. E poi l'ultima cosa che ho preso la prima volta che sono andata è questa maglietta, che ormai forse fa un po' caldo per metterla, però nel video ce l'avevo sotto questa salopette e secondo me ci stava davvero molto bene. È fatta così, ha questo merletto qui sul davanti, ha le maniche un po' lunghe, a tre quarti diciamo, e poi è tutta a righe. E queste stoffe, non so se dal video vedete che stoffa è, ma questa stoffa qui a me piace tantissimo, è tipo un po' caldina, non so, troppo morbida, mi piace davvero tanto. Anche questa non ricordo il prezzo, sarà stata sicuramente intorno ai 19-20 euro. Poi invece l'altro giorno sono ritornata e ho visto altre cose, e quindi ho completato il mio shopping da Stradivarius e ho preso questa tutina che è molto 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 carina. Certo, la qualità rispetto a quella di Hollister si sente che è un po' inferiore, però è veramente molto carina. C'ha quel profumo buonissimo di Stradivarius. E le bretelline sono col fiocchetto, quindi sono regolabili, e questa cosa mi è piaciuta molto. Poi è fatta così, qui davanti ha dei bottoncini, invita a questo laccetto blu, e i pantaloncini sono così, e sotto ci sono tutte queste zebre. Non lo so, è molto molto carina, mi è piaciuta un sacco. E poi calza molto bene. Volendo, qui sul pantaloncino potete tirare su questa linguetta e abbottonarla qui, che è una cosa molto molto carina, mi è piaciuta un sacco. E questa costava 29,95 e ho preso la S. Poi un'altra cosa, questa maglietta. In realtà avevo prima provato il vestito uguale a questa maglietta, però non mi piaceva per niente come mi stava, ma mi è dispiaciuto perché era veramente carino. E quindi ho visto che c'era la maglietta e l'ho provata, ed è mille volte più bella del vestito. Infatti costa quasi uguale al vestito, perché questa costava 25,95 e il vestito mi pare che costava 29,99, tipo 30 euro, quindi pochi euro in più. E in teoria dovrebbe costare un po' di più il vestito rispetto alla maglietta, cioè più di questo. Però è fatta veramente veramente bene, guardate che carina, ha questo merletto qui davanti e poi sotto è a righe e ha due strati, è veramente carinissima. Invece il vestito era tutto a righe, di forma era più o meno come questo, e solo che la gonna sotto era tutta dritta e, essendo lunga, abbastanza lunga, era, non so, non mi piaceva, sembrava un po' da vecchia, e
quindi non mi è piaciuto. Poi il merletto era sulla schiena, quindi davanti era tutto uguale ed era un po' noioso. Invece questo qui, questo toppino ha il merletto sul davanti, quindi è molto più carino. E poi questo fatto che ha il doppio strato sotto e cade un po' così è molto carino. Se il vestito l'avessero fatto così, un po' aperto sotto, sicuramente sarebbe stato più carino, però vabbè. Ultimissima cosa che ho preso, non ho saputo resistere ai tatuaggi temporanei, ne ho visti in alcuni negozi. Allora, qui da Stradivarius costano 4,95 e li ho acquistati lì perché sono molto carini. E ce n'era anche un'altra fantasia, diciamo. Poi dove li ho visti? Li ho visti da Brand, no, da Subdued. Da Subdued li ho visti. Non mi ricordo quanto costavano da Subdued. E poi li ho visti da Accessorize. Se siete interessati, insomma, vi dico dove li ho adocchiati. Però da Accessorize costano 9,90, tipo 10 euro. E la grandezza è la stessa. Quindi non vi consiglio di prenderli lì perché costano di più. Non so la qualità adesso come sia perché non l'ho ancora provati, però mi piace tantissimo questa moda. Già dall'anno scorso vedevo questi tatuaggi sulle ragazze americane, quindi sicuramente li metterò, li proverò. Tra l'altro li ho visti anche sul sito di Bon Pretty Store, però non sono bellissimi i disegni, quindi non li ho presi. E quindi basta. Questi qui erano tutti i miei acquistini dell'ultimo periodo. Fatemi sapere cosa avete preso voi, fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più, se siete d'accordo con me su questi acquistini o se pensate che ho speso soldi inutilmente. E basta, quindi io vi mando un grossissimo bacione. Se vi va, seguitemi anche su Instagram, mi chiamo Gemina Franci, e su Facebook mi chiamo Gemina Makeup, vi lascio il link sotto come sempre. E quindi basta, ci vediamo al prossimo video. Ciao Gemmine!